organizzatori. Complimenti. E allora fa parte di Vizzore, prego. Onore al Lazio. Sembra di essere tra il fumo della breccia, Antonio. Sì, siamo un po'. Siamo alla breccia, siamo a Roma. Grazie. Intanto le sezioni di una figlia, come abbiamo detto, è stata nel prossimo, ma vediamo anche il prossimo. Applausi per tutti. Simbolo del bersaglierismo, il bersagliere che non molla e che non smette mai di lottare, di credere nei propri valori. Dagli appartenenti al corpo dei bersaglieri come copricapo da lavoro, insomma, con la mini. Esattamente, ma fa un certo effetto vedere questi ragazzi con la Polo Crennesi. Complimenti, bravi a tenerlo in testa. Ricordo che avevamo qualche problema a quel tempo, che aveva i capelli un po' più lunghi. Comunque, veramente uno spettacolo. La fanfara di Didonia Montecelio. Bravi. Complimenti. Vediamo qui passare il presidente provinciale Luigi Stazzi,
e un gruppo di ufficiali di Roma Capitale anche. Non sono Fabriani, che fa parte della grande famiglia Trevisi dal 2013 in occasione del raduno nazionale di Salerno, Monte Rotondo, Monte Prenestini e Valle dei Latini, Velletri, Valmontoni, Guisomania. Anche qui il capo fanfara Luca Lalli ha al suo fianco un bersaglierino con la tromba, con l'altro la sezione di Ladispoli e i ladri di Ladispoli e Cerveteri, Civita Vecchia, Marcellina, Albano Laziale, Domezia, Nettuno. Se non sbaglio, è stata anche ospite della provincia di Padova durante il raduno di Chiave 2018. Esattamente. Anche questo è bello, perché il raduno non porta solo la grande domenica, ma porta l'ospitalità di Siena, di Valore di Lavaro, alle fratellanze delle amicizie. Assolutamente. Questa è la fanfara del primo revival, composta da bersaglieri in congedo che hanno prestato servizio nella fanfara del primo reggimento bersaglieri La Marmora dal 1988 al 2002. Il motto del primo è Tu Impetu Primus, come leggerete sulle loro maglie. La fanfara è diretta dal primo luogotenente Filippo Manfred, che era già capo fanfara dal 1996 al giorno dello scioglimento. Ed ora iniziano i gruppi AOC, il 35esimo corso, prima compagnia di Ray Bobby, con il generale Luca Raiola Pescherini, e uno dei più vecchi corsi a sfidare. Salutiamo il 51esimo corso, il Trofeo Maffetani si presenta, dal primo raduno del 2006 si ritrovano sempre. L'89esimo corso nel 1975 presso la casa di Maffetani Orsi di Caserta. La prima amica compagnia Poli. Ho riconosciuto il sale Poli dal 110, ed ora il 140, era il 1990-91, prima scuola ufficiale di Fanteria e Cavalleria di Cesano. Si occupava di guerra del Golfo, obiettivi sensibili, gestione dell'emergenza, degli arrivi del Parigi. È passato anche lo stagione 11, 1986, compagnia Falchi, nel 7° reggimento bersaglieri, con due missioni italiane svolte, resti siciliani e operazioni fatte. Quanto i corsi e tutte le attività svolte dai diversi agenti che non è importante. Ora un gruppo storico, il capo reggimento, prega, si sente tu, e con i qui. Adesso Marco
presidente nazionale onorario, il generale di Corpo d'Armata Benito Pocheschi, che ha sempre 20 anni, però mi diceva ieri qualcuno in più. È veramente un piacere vedere questi ufficiali che si ritrovano ormai da tanti anni. Questa è la loro 14ª volta che corrono davanti le tribune agli ordini del comandante Pocheschi. Nella caserma La Marmora. Che sfila in divisa storica, la divisa storica della Breccia. E bello, un grande applauso alla fanfara di Roma Capitale che gioca in casa e onora questa giornata in divisa storica. Anche qua mi voglio portare il vivo. Ecco qui, signori, questi uomini hanno lavorato più di tutti, gli uomini della protezione civile. Un bel applauso a questo gruppo nato a marzo, possiamo dire, 4 gruppi specializzati in Roma Capitale. Tra poco